questo invito. Grazie alla Compagnia delle Opere, grazie a Luciano Brera. Grazie perché stasera si parla di impresa, non di altro, ed è già una gran bella cosa. A scuola mi avevano insegnato, e io ci ho creduto, ci credo tuttora, che impresa vuol dire capitale e lavoro. Ma penso che stasera si parlerà dell'uno e dell'altro, ma con un'inevitabile e giusta sottolineatura per il lavoro. Lavoro dei lavoratori dipendenti e lavoro degli imprenditori. In questa situazione di difficoltà e di crisi, i posti di lavoro sono un valore assoluto, sono un elemento determinante di pace sociale e quindi è assoluta la necessità che i posti di lavoro vengano difesi e che gli ammortizzatori sociali vengano mantenuti. Importantissimo è il ruolo dell'imprenditore, il quale deve essere di più aiutato, almeno in due settori. Da un lato la burocrazia, che è diventata sempre più devastante, e ve lo dico con convinzione in quanto io fui commercialista. E un altro messaggio è: ci devono essere delle agevolazioni fiscali, ma mirate. Il pensare ad una diminuzione generalizzata delle aliquote con il bilancio dello Stato attuale mi sembra non facile, ma degli aiuti alla ricerca, degli aiuti agli investimenti tipo Tremonti, penso che siano altamente auspicabili. A Bergamo io un briciolo di ripresa l'ho visto. Un po' di fatturato in più, un po' di ordini in più, non ancora tanti investimenti o nuove assunzioni, ma comunque in fondo al tunnel un po' di azzurro si vede. E dobbiamo crederci. Anche perché partiamo da un dato che io ripeto sempre a me stesso e spesso anche nelle riunioni di amici come questa: la nostra città, parlo della città ma la provincia ha sicuramente delle caratteristiche similari, per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi pro capite, dopo Milano, in Italia, è quella che ha il maggior imponibile fiscale. Cioè il bergamasco dichiara dopo il milanese pro capite più di tutti gli altri cittadini italiani. Questo vuol dire almeno tre cose: che siamo abbastanza bravi, che lavoriamo molto e che siamo più onesti di tanti altri. Buon lavoro di cuore.